Sequestro preventivo di beni superiori a 80.000 euro nei confronti di quattro società. I finanzieri hanno eseguito le misure cautelari disposte dal Palazzo di Giustizia di Viale Elena. Seconda e ultima dose di AstraZeneca per il personale scolastico. Proseguono al Pala Unimol del capoluogo di regione le vaccinazioni di richiamo. I carabinieri del reparto biodiversità hanno concluso a Colle Meluccio di Pesco Lanciano il progetto scolastico ambientale. Si riprenderà in autunno. Pareggio casalingo inatteso del Campobasso contro il fanalino di coda Porto Sant'Elpidio, rinviata la vittoria del campionato di Serie D. Ben ritrovati gentili telespettatori, iniziamo dalla cronaca, il nostro telegiornale. È un campobassano di 54 anni alla guida di un Fiorino a perdere la vita in un incidente stradale avvenuto sulla statale 17 in provincia di Foggia, in territorio di Volturara. Il frontale con un tir che trasportava grano si è verificato questa mattina su un rettilineo dell'arteria pugliese. Il conducente del furgoncino è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lucera e i carabinieri. La Guardia di Finanza indaga per truffa aggravata ai danni dello Stato su due imprenditori del capoluogo molisano che si sarebbero appropriati illecitamente di risorse destinate al decreto rilancio. Andiamo a vedere. Due imprenditori a capo di quattro società sono finiti sotto la lente di ingrandimento della Guardia di Finanza di Campobasso per truffa ai danni dello Stato. Avrebbero dichiarato il falso firmando fatture inesistenti al fine di percepire fondi pubblici al quale non avevano diritto. Entrando nel particolare, le Fiamme Gialle, su delega della Procura della Repubblica di Campobasso, hanno accertato che il denaro intascato illecitamente dagli amministratori societari rientra nel budget stanziato dal governo centrale nell'ambito del decreto rilancio, lo strumento messo a punto da Palazzo Chigi per dare una boccata d'ossigeno a imprese e persone in difficoltà a causa della pandemia. Bocche cucite al momento sull'identità e sul settore d'appartenenza degli imprenditori che adesso dovranno rispondere di truffa aggravata ai danni dello Stato e che nel frattempo hanno già subito un decreto di sequestro preventivo di conti correnti, depositi bancari e beni mobili ed immobili. Il totale dei sequestri ammontano a circa 80.000 euro che i finanzieri del capoluogo di regione hanno già assicurato all'erario. Un reato non solo economico ma anche etico, quello che avrebbero commesso i due imprenditori campobassani. Appropriarsi di risorse non spettanti è un danno che concorre ad aggravare la situazione socio-economica del tessuto molisano, che versa in condizioni d'emergenza a causa dei lunghi mesi di restrizioni anti-Covid che ne hanno compromesso la già precaria struttura. Cambiamo argomento. Il coronavirus scende ed è presente in soli 23 centri rispetto ai 136 comuni della regione. Le realtà più colpite restano nell'ordine i due capoluoghi di provincia, poi Venafro, Riccia e Termoli. Con la percentuale della popolazione immunizzata dal vaccino, il contagio è ristretto ormai a soli pochi focolai. E in merito, boom di prenotazioni per la giornata dedicata al vaccino prevista domani. Già prenotate le oltre 2.000 dosi a disposizione. Andiamo a vedere il contributo. Il ritorno alla vita di prima del Covid ormai è il sogno di molti, soprattutto in Molise, a seguito delle già 2.000 adesioni per il vaccino dei di domani. In un'ora è stato difatti raggiunto il limite massimo di adesioni disponibili per le nucleazioni previste per l'8 giugno. Da questa mattina è stato possibile prenotarsi nei portali della regione con adesione libera per il vaccino Johnson & Johnson. I molisani, come avevano già fatto ben sperare le prenotazioni dei mesi scorsi, hanno risposto in massa e in meno di un'ora le dosi a disposizione sono state già prenotate tutte. Gli utenti hanno potuto così scegliere di aderire indicando una delle tre città individuate, Campobasso, Isernia e Termoli. Le sedi di somministrazione saranno l'ospedale Cardarelli, il centro vaccinale di Selvapiana a Campobasso, l'ospedale veneziale di Isernia, l'auditorium di Isernia e l'ospedale San Timoteo a Termoli. La regione diventa così un modello da seguire lungo la penisola per organizzazione e buona partecipazione da parte delle persone. Dalla capitale, intanto, l'obiettivo è sempre quello di riuscire a vaccinare l'80% della popolazione entro settembre di quest'anno, compresi dodicenni e quindicenni, in totale 54,3 milioni di italiani. A dichiararlo in queste ore è stato proprio il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliolo, sottolineando che il compito della struttura è quello di tutelare la salute di tutti, ristabilendo così le condizioni
decisioni per favorire la ripartenza del paese. Potrebbe però servire un'ulteriore dose, oltre a quelle già dichiarate, secondo i comitati tecnici scientifici che continuano a valutare l'andamento dei vaccini sul virus. Dagli inizi di giugno diversi paesi devono fare i conti con sempre maggiori disservizi in campo sanitario. È il caso ultimamente dei distretti di Boiano e Riccia per prenotare una visita medica nei rispettivi poliambulatori. Nei due popolosi comuni gli sportelli delle prenotazioni sono stati ridotti fortemente nel numero e nelle ore. L'azienda sanitaria regionale di via Ugo Petrella provveda a porre in essere una nuova organizzazione che non sacrifichi nessuna area marginale del territorio. La richiesta partita dai cittadini. E siamo tornati nel palazzetto dello sport dell'Ateneo Molisano a Campobasso, dove sono in corso i richiami del vaccino AstraZeneca per il personale scolastico. Centinaia di persone vaccinate senza alcuna particolare attesa. Dottore, siamo ai richiami del vaccino AstraZeneca per il personale scolastico. A che punto siamo qui al Pala Unimol? Allora, fortunatamente qui andiamo belli spediti. E spero che la campagna vaccinale continui in questa maniera, in modo tale da arrivare all'autunno più preparati rispetto all'anno scorso, quindi con un'arma in più. Questa è una struttura molto adeguata, a suo parere, il palazzetto dello sport dell'Ateneo Molisano? Assolutamente sì, come potete vedere l'organizzazione qui è impeccabile, siamo sempre medici più un anestesista e quindi c'è sempre l'anestesista in caso di reazioni avverse immediate. Abbiamo del personale volontario che organizza la parte in entrata dei pazienti, poi noi facciamo un'anamnesi qui come medici e poi procedono verso la vaccinazione vera e propria che eseguono gli infermieri e poi c'è l'attesa di un quarto d'ora o 30 minuti a seconda che abbiano allergie o meno. Il vaccino è la soluzione attesa, sperata da tempo, è la soluzione definitiva al problema? Questo ce lo auguriamo, stiamo vedendo che comunque i numeri stanno calando e abbiamo visto anche come nelle nazioni dove il vaccino è stato fatto in maniera importante, quindi su tutta la popolazione in maniera rapida, i numeri sono calati molto velocemente, quindi questo ce lo possiamo solo augurare, purtroppo la certezza non ce l'ho. Allora, i vaccini sono fondamentalmente di due tipi, il vaccino fra virgolette classico che è l'AstraZeneca o il Johnson & Johnson e il vaccino mRNA che è una nuova generazione di vaccini, ma l'efficacia è assolutamente simile e la sicurezza dei vaccini è assolutamente simile. Ovviamente facendo vaccini a tutta la popolazione mondiale è normale che avremo dei pazienti con reazioni avverse, ma così come se dessimo un farmaco a milioni di persone contemporaneamente, anzi le percentuali per i vaccini sono molto inferiori rispetto a molti farmaci di uso comune. Siamo oramai alle prenotazioni anche per i più giovani, un dato di fatto per il paese, per il Molise e per un'estate più sicura. Sì, assolutamente, quindi io invito tutti a partecipare alla campagna vaccinale, a prenotarsi e a vaccinarsi perché è l'unica cosa che possiamo fare per noi e per chi ci sta accanto. In vista dell'estate ha preso il via anche sulla costa adriatica molisana l'attività di prevenzione e controllo da parte della Guardia Costiera di Termoli per garantire la sicurezza delle imbarcazioni in mare, la tutela dell'ecosistema marino e lo svolgimento dei momenti ricreativi e commerciali sotto l'ombrellone e negli stabilimenti. Le operazioni di controllo sono previste fino a settembre. Nelle località turistiche di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli e Campomarino Lido. In Molise è illegittima la norma che consente alla Giunta regionale di estendere il periodo della caccia in caso di eccessiva presenza di una specie faunistica cacciabile come i cinghiali.
A dichiararlo ufficialmente la Corte Costituzionale, la norma regionale invaderebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema sul territorio nazionale. Lavoratori a partita IVA del settore sanitario e dipendenti di Molise Acque uniti in una protesta per chiedere risposte dalle istituzioni fra scadenze di contratti e precariato, il sindacato USB a sostegno delle categorie. Sergio Calce, siamo di nuovo qui dinanzi alla sede della regione per rivendicare i diritti. Oggi ci sono sia i lavoratori del settore sanitario, operatori sociosanitari, infermieri, ma soprattutto i dipendenti di Molise Acque, tutti insieme uniti per manifestare. Qual è il problema? Sì, oggi i lavoratori, purtroppo nostro malgrado precari, stanno insieme per rivendicare diritti, per rivendicare lavoro a tempo perlomeno determinato, in considerazione del fatto che le OSS stanno lavorando da oltre 15 mesi, 14-15 ore al giorno. In un consiglio regionale del 14 gennaio si diceva che doveva all'unanimità, dovevano avere un minimo, diciamo, di procedura praticamente per l'assunzione a tempo determinato, niente. Consiglio regionale del 1º giugno, presidente della regione, votato all'unanimità, si impegnava a parlare col commissario per allungare perlomeno di 2 mesi il contratto. Oggi siamo qui, nulla. Questo è il tema di una politica priva di idee, di progetto e di sviluppo, partendo dalla sanità a tutt'altro. Per quanto riguarda Molise Acque, praticamente ci troviamo ad affrontare un tema che è il precariato di questi lavoratori. È casuale che hanno vinto una causa, l'ente ha fatto ricorso in Cassazione contro i lavoratori con un CDA nominato dalla regione. Prendiamo atto che la regione Molise insieme al CDA ha fatto ricorso contro i lavoratori, ma questa è un'anomalia assurda in considerazione del fatto che è una questione tutta italiana. Non ci fermeremo qui, sia per l'una che per l'altra vertenza, andremo dal prefetto, porteremo la vertenza sia dell'una che dell'altra a Roma per tutelare i diritti, il lavoro e la dignità di questi, diciamo, operatori sociosanitari e lavoratori che stanno praticamente a Molise Acque. Noi andremo avanti, non ci fermeremo affinché troveremo le soluzioni. Oggi è una giornata importante perché i lavoratori si sono uniti. Noi cercheremo di far unire anche gli altri, perché se i lavoratori si uniscono e non si dividono, si può anche vincere questa grande battaglia. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, l'Università del Molise ha inteso offrire il suo messaggio ecologista, sottolineando l'importanza di un'azione pubblica collettiva che riporti l'attenzione sulle problematiche ambientali. Il progetto sperimentale si arricchisce della installazione di 7 nuovi erogatori di acqua di rete, microfiltrata e sicura, i quali distribuiranno gratuitamente alla comunità universitaria acqua naturale, nell'intento di una progressiva riduzione della plastica monouso, una pratica virtuosa e altruista per promuovere il senso civico alla tutela dell'ambiente e delle generazioni presenti e future. Dopo Guglionesi e Campomarino sono iniziati oggi a Montenero di Bisaccia gli esami di terza media. Quest'anno l'esame consiste in una sola prova orale che parte dalla discussione di un elaborato su una tematica che è stata assegnata a maggio ad ogni ragazzo del consiglio di classe. Intanto per gli istituti superiori hanno preso il via gli scrutini. È terminato il progetto di riqualificazione ambientale che ha coinvolto circa 1.200 alunni tra i boschi di Colle Meluccio a Pescolanciano. Andiamo a vedere. 11 istituti comprensivi molisani, 1.200 studenti, 21 comuni coinvolti e oltre 440 alberi messi a dimora. Sono questi i numeri principali del progetto nazionale di educazione ambientale, Un albero per il futuro, svolto dai carabinieri del reparto Biodiversità di Isernia, nella riserva naturale di Colle Meluccio, Monte di Mezzo, nell'Alto Molise. Uno spazio lussureggiante dove immergersi per meglio comprendere la bellezza del paesaggio naturale,
avvolto da querce centenarie e sentieri tra i boschi, e la qualità della vita attraverso la creazione di aree verdi nelle scuole e nei paesi della regione. La riserva MAB è un'area protetta situata nel comune di Pescolanciano, che occupa una superficie di 347 ettari. Essa è stata istituita nel 1971 ed è una riserva della biosfera UNESCO, insignita per la conservazione e protezione dell'ambiente. In Molise il progetto per la creazione di un bosco diffuso ha superato ogni aspettativa, il commento dall'Arma dei Carabinieri. Un viaggio avvincente ed emozionante che ha portato centinaia e centinaia di alunni in quest'ultimo anno scolastico a sporcarsi le mani di terra per la piantumazione di nuovi arbusti autoctoni. Il progetto ambientale con l'estate va in vacanza, ma l'appuntamento tornerà di scena in autunno con la riapertura delle aule scolastiche. Le eccellenze enogastronomiche in mostra a Palazzo Ducale a Larino in una due giorni che vede come protagoniste aziende biolocali, da quelle vitivinicole alle cerealicole, ortofrutticole e fino al tartufo. L'evento previsto nel programma Turismo e Cultura ha preso il via oggi. Domani invece il tema sarà Molise, un mondo bio. Confezione di pasta riciclabile totalmente nella carta è la novità del 2021 in Casa La Molisana, una scelta di natura etica con l'intento di ridurre la produzione di plastica pari a circa 230.000 kg l'anno per andare incontro alle esigenze dei consumatori sempre più attenti all'origine dei prodotti alimentari. Abbiamo investito ingenti risorse per realizzare un modello sostenibile, afferma Giuseppe Ferro, amministratore delegato della Molisana. Nel 2018 il pastificio ha virato l'intera produzione della pasta al solo grano italiano, con importanti ricadute sociali ed economiche. Anche Fossalto da oggi è dotato di un postamat di ultima generazione, disponibile 7 giorni su 7 lo sportello postale. Oltre a consentire il prelievo di denaro contante, può essere utilizzato per numerose altre operazioni in automatico. Nella sola provincia di Campobasso salgono a 54 i postamat disponibili. Ed adesso, come ogni giorno, spazio al meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori, e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Cielo coperto su gran parte del Molise, possibili piogge nel corso della giornata. Le temperature odierne sono comprese fra la minima di 15 gradi a Campobasso e la massima di 25 gradi a Termoli, dalla sera nubi sparse. Domattina prevista nuvolosità diffusa e fenomeni temporaleschi, da calmo a poco mosso il mare Adriatico, venti deboli meridionali, massime stabili. Iniziamo dal calcio la nostra pagina sportiva. Nel 31esimo turno del campionato di Serie D, il Campobasso pareggia contro l'ultima della classe, il Porto Sant'Elpidio. Invece sconfitte per le altre due molisane, il Vasto Girardi a Notaresco e l'Agnonese in casa allo stadio Civitelle. Vediamo le grafiche. 31esima giornata del campionato di calcio di Serie D Girone F. Aprilia Pineto 0-1, Castelfidardo Real Giulianova 0-0, Castelnuovo Mano Tolentino 1-2, Campobasso Porto Sant'Elpidio 1-1, Matese Recanatese 3-2, Monte Giorgio Rieti 2-0, Limpiagnonese Atletico Fiuggi 0-2, San Nicolò Notaresco Vasto Girardi 3-0, Vastese Cinzia Albalonga 3-1. La classifica aggiornata: Campobasso 68 punti, San Nicolò Notaresco 62, Matese 51, Cinzia Albalonga e Pineto 49 punti,
Castelfidardo 46, Montegiorgio 45, Castelnuovo Mano e Rieti 43, Vastese e Recanatese 42, Vasto Girardi 39 punti, Aprilia 38, Atletico Fiuggi e Tolentino 36, Real Giulianova 29, Olimpia Nionese 14, chiude il Porto Sant'Elpidio a quota 11 punti. Festa rinviata per i Lupi che contro il Porto Sant'Elpidio non vanno oltre il pareggio. In questo modo consente al Notaresco di recuperare 2 punti sulla battistrada. Gli abruzzesi, grazie alla vittoria, distano adesso 6 punti. Passo falso per il Campobasso che nella partita valevole per il campionato di calcio dilettanti contro il fanalino di coda Porto Sant'Elpidio non va oltre l'1-1 e non riesce a regalare ai tifosi la gioia della vittoria nella prima partita in presenza dopo l'allentamento delle restrizioni anti-Covid. Poco male perché nel frattempo sull'altro campo l'inseguitore notaresco dilaga contro il Vasto Girardi e non avrebbe comunque consentito ai molisani di festeggiare proprio il giorno di Corpus Domini la promozione. Resta solo il rammarico di aver perso 2 punti per strada perché adesso gli abruzzesi sono a meno 6. Eppure mister Cudini schiera in campo l'artiglieria pesante ad eccezione del recuperato Esposito che poi entrerà comunque a partita in corso nel tentativo di risollevare le sorti dei suoi. La prima occasione della partita in favore dei Lupi con Rossetti in contropiede, bravo il numero 1 avversario Cavalieri a sventare l'assalto. 2 giri di lancetta più tardi ancora i padroni di casa grazie ad un bel disimpegno in area avversaria che consente a Brenci di far sua la sfera e di provare il tiro a giro. Su uno sviluppo di calcio d'angolo i rossoblù dimostrano di avere fame e cercano di capitalizzare la superiorità tattica. Sbardella prova l'incornata ma l'estremo difensore è bravo nel togliere il pallone da sotto al 7. Non c'è praticamente sosta per i difensivi in maglia bianca perché gli uomini di mister Cudini continuano a macinare azioni da gol. Al 12° è il turno di Rossetti che ci prova da fuori aria, il suo bolle si spegne sul fondo. Dopo i primi 10 minuti vissuti tutti d'un fiato però la partita si raffredda, il Campobasso perde progressivamente fiducia nelle sue geometrie e il Porto Sant'Elpidio ne approfitta per riequilibrare una partita che fino a questo punto ha parlato solo rosso-blu. Per un flebile sussulto bisogna aspettare fin sulla linea dello scadere del terzo ed ultimo dei minuti di recupero concessi dall'arbitro Gasperotti di Rovereto grazie a Candellori che dalla distanza ci prova ma non inquadra lo specchio della porta. Le squadre tornano in campo per il secondo tempo a parti invertite e obiettivi invariati. Il Campobasso deve cercare costi quel che costi la strada per il vantaggio. Il Porto Sant'Elpidio mantenere un risultato fin qui niente male. 3 minuti servono ai Lupi per tornare ad essere pericolosi. Lo fanno grazie all'Abu che in verticale favorisce l'inserimento di Rossetti. Il numero 10 però sbaglia atteggiamento a tu per tu con Cavalieri. L'incornata vincente arriva appena 5 minuti più tardi quando Van Zan cross sulla sinistra e favorisce Rossetti che in aria salta più in alto di tutti e fa esplodere la festa a Selva Piana, Campobasso 1, Porto Sant'Elpidio 0. La festa però dura poco più di 10 minuti perché i marchigiani, complice un calcio d'angolo, riequilibrano la partita grazie a Palladini che immischia alla meglio e insacca di testa il pallone in rete. Dopo il gol degli ospiti la partita torna a spegnersi e complice qualche nervosismo di troppo derivato dalla tensione il Campobasso perde la bussola a centrocampo e non riesce ad avere la meglio. Al 51esimo proprio sul photo finish dei 6 minuti di recupero clamorosamente il Campobasso si divora il gol partita di Domenico Antonio sulla fascia, cross al centro dell'area offrendo un pallone incredibile in favore di Rossetti che colpisce male e scarica al lato. E questa è l'ultima azione della partita, perché pochi secondi più tardi arriva il triplice fisco dell'arbitro che manda tutti sotto la doccia. Per i festeggiamenti bisognerà aspettare. Vasto Girardi torna proprio da Notaresco con una sconfitta pesante, 3-0. I giallo-azzurri restano fermi a quota 39 punti. Vittoria rotonda per il Notaresco che non solo rovina il Campobasso ma rosicchia anche 2 punti ai molisani, sono a ola 6 le lunghezze di distanza a 3 gare dal termine.
Il notaresco ritrova i tifosi dopo tanti mesi di chiusura forzata, ma soprattutto mister Epifani, che rientra dopo la convalescenza. Il vasto Girardi di mister Prosperi rilancia Bomber Mercai e lancia dal primo minuto il giovane classe 2005 Fraraccio. Ed è proprio il numero 7 ospite a rendersi pericoloso al secondo minuto. La sua conclusione sugli sviluppi di calcio d'angolo termina a fil di palo, ma al primo affondo passa il notaresco Banegas, pescato sulla fascia destra, rientra e con un sinistro chirurgico batte il numero 1 ospite. Sempre lo scatenato Banegas ci prova al minuto 26, ma questa volta il suo sinistro è bloccato dal numero 1 Alto Molisano. Alla mezz'ora Dos Santos fa sportellate con i difensori ospiti e apparecchia per Banegas. La conclusione dell'argentino è deviata in angolo. Sugli sviluppi di corner Dos Santos manda la sfera sopra la traversa. Mercai fin qui in ombra si risveglia e mette i brividi ai tifosi di casa con la sua conclusione che fa tremare la traversa. Al 42esimo ancora l'argentino Banegas, azione personale, ma la sua conclusione si perde sopra la traversa. E con le immagini montate da Maria Carannante passiamo alla ripresa con il notaresco che va vicino al raddoppio al 12esimo con Palumbo che da buona posizione centra il palo. Corre ai ripari mister Prosperi girandola di sostituzioni e cambia letteralmente volto alla sua formazione. Ci prova subito Salatino dalla distanza in due tempi con brivido Shiba. È la volta di Gentile, il suo sinistro è fermato nuovamente dal numero uno di casa. Protagonista nuovamente il portiere Shiba, la conclusione da distanza ravvicinata di Mercai strozza la gioia del gol al centravanti albanese. Si rivede l'argentino Banegas, il suo calcio di punizione al 35esimo finisce fuori di poco e al 39esimo l'azione che cambia definitivamente le sorti della gara, secondo fallo in pochi minuti per Ruggeri che firma Dos Santos per il direttore di gara, secondo cartellino giallo ed espulsione. Al 40esimo arriva il raddoppio, colpo di biliardo di Marchionni per il 2-0 che spegne definitivamente le speranze degli ospiti. E c'è spazio nuovamente per Banegas che al 48esimo in contropiede, ben servito da Marchionni, sigla il 3-0 e la sua 16esima marcatura stagionale. Il campionato di Serie D terminerà domenica 20 giugno, ma intanto la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato di nuovo le date degli ultimi recuperi. Per le molisane il Vasto Girardi affronterà in casa venerdì 11 il Castelnuovo Vomano. E proseguiamo con il calcio, ancora una sconfitta per l'Olimpia Agnonese in casa contro l'Atletico Terme Fiuggi. Andiamo a vedere il contributo filmato. Nel quart'ultimo turno del torneo interregionale lo stadio Civitelle può riaprire al pubblico. Nei padroni di casa di Lollo si riprende il posto in mediana a sostegno del croato Pejic. In avanti torna dopo la squalifica Maia, affiancato da Tankulic. Nei laziali c'è l'ex di turno, il difensore Frabotta. Invece Forgione Gaetani, i cannonieri della squadra con sei reti, si accomodano inizialmente in panchina con il tecnico Giuseppe Incocciati. All'andata il 31 gennaio l'Atletico si impose facilmente 3-0 con le reti di Foglia del Duca e Papaserio. Temperatura ideale ad Agnone, dirige Francesco Lipizer di Verona. Sporca il taccuino per primo il fendente mancino di Esposito tra gli ospiti che sibila al lato di un niente al minuto numero 7. Non è da meno la risposta di testa di Capitan Litterio da azione d'angolo con i guantoni. Atzeni spedisce ancora in corner. Squadre a specchio 3-5-2, la zona centrale è particolarmente intasata, gli spazi sono ristretti. Tankulic si fa largo nell'area tra le maglie blu, l'arbitro veneto perde a terra il fischietto mentre il 10 di casa è arpionato da Esposito.
non lo aiutano gli assistenti Callovi e Marchesin. Frusinati vicini al vantaggio poco prima della mezz'ora da una mischia in area, Tornatore scarica un destro forte ma non preciso dalle parti di Caputo. Si resta sul risultato ad occhiali. Vantaggio ospite che arriva poco dopo al 31esimo con lo stesso centravanti Tornatore che in spaccata anticipa l'uscita di Caputo e insacca nella porta sguarnita anche con l'aiuto di un braccio. Assist da destra di Tajani, ma è troppo molle la retroguardia di La Macchia e compagni. L'Atletico Terme Fiuggi palleggia bene e manda spesso fuori giri i centrocampisti in casacca granata. La prima frazione termina in favore dei locali, apertura da sinistra a destra di Da Costa per Amaia. La punta argentina scarica al volo, Atzeni c'è e fa suo il pallone. All'ottavo della ripresa i molisani perdono per infortunio la punta centrale Amaia, sostituito da Sapone. Per l'Agnonese si invola a destra di Lollo, il numero 5, cerca e trova Da Costa. Atzeni evita la capitolazione per questione di centimetri. Al quarto d'ora Rizzitelli elude l'intera retroguardia dell'Olimpia. Arriva a fondo campo e serve la più facile delle palle gol al capitan Basilico. Sinistro d'incrocio e lo 0-2 è cosa fatta. Girandola di cambi da una parte e dall'altra per inserire forze fresche sul rettangolo di gioco. Ripartenza Fiuggi 3-2. Proia è ispirato e manda in porta alla corrente Gaetani. Rasoiata ad incrociare che finisce sui cartelloni pubblicitari alla sinistra di Caputo. Si rivedono i granata ma sono iniziative personali come quella al 31esimo di D'Ercole, nulla di fatto. Meno di 60 secondi dopo Forgione scarica in porta, non trattiene Caputo. Il più lesto è Gaetani che salta il portiere di casa ma coglie il legno, l'Atletico vicino al 3-0. Contropiede velocissimo dei frusinati, tiro al bersaglio con Proia, Gaetani, fall. Caputo deve estrarre dal cilindro il meglio di sé ed evitare di raccogliere la sfera in fondo al sacco. Nei 4 minuti di recupero i laziali tengono a distanza le ultime sterili fiammate dell'Olimpia e portano a casa senza apparente sofferenza i 3 punti. Troppo poco hanno fatto i locali per mettere in difficoltà gli avversari. Il risultato non fa una grinza. Il Fiuggi sale a 36 punti e scavalca l'Aprilia. L'Agnonese vede invece riavvicinarsi il Porto Sant'Elpidio. Scendiamo di categoria nelle semifinali di andata dell'Eccellenza molisana. L'Aurora Alto Casertano si impone 2-0 sul terreno di gioco del Termoli, mentre l'Isernia Fraterna vince 3-1 contro il Venafro. Le due partite di ritorno si disputeranno domenica 13, mentre sabato 19 giugno è prevista la finalissima allo stadio di Contrada Selvapiana a Campobasso. E chiudiamo con lo sport. Il Comitato Paralimpico Regionale festeggia la promozione in Serie A grazie ai ragazzi del Torbol che hanno concluso l'ultima stagione sportiva. La società Olympic Paideia con gli atleti Giuseppe Celli, Tiziano Marinelli ed Enzo Iafrancesco ha partecipato al campionato di Torbol e ha ricevuto vittorie e riconoscimenti. Le ultime giornate di gara si sono disputate all'Aquila e in Lombardia a Bergamo. Era questa la nostra ultima notizia, grazie per essere rimasti con noi. È tutto.